prima volta che vieni qua da noi. Allora vediamo un attimo qua. Allora adesso te la metto. Okay. Allora questa qua che è un simile alla Lady di Gabbiano, ma è un... Refusi ASMR. Sei qui per le sopracciglia, giusto? Mi dici il tuo nome e cognome, che guardo dall'agenda. Ok, perfetto, ci sei, ti segno. Allora, cara, ma... dimmi un po', ma è la prima volta che vieni qua da noi? Ah, è la prima volta che tu togli le sopracciglia? Immagino. Oh, ok, hai trovato un nuovo lavoro, hai contatto col pubblico e quindi... Quindi tu non hai mai, non ti sei mai tolta le sopracciglia, mai, con la lametta, a casa tua. Guarda che è un po' rischioso, poi ti rischi di tagliarti. Io ti consiglio di venire qua da noi, comunque fammi vedere un attimo. Ci sarà parecchio da lavorare con te, te lo dico già, perché... Hai un cespuglio al posto delle sopracciglia, quindi ci sarà tanto tanto da lavorare sicuramente. Sì, purtroppo così, però non ti devi preoccupare, tu adesso ti devi solo rilassare, capito? E a posto, ti devi rilassare un pochino. Stare tranquilla, ok? Un attimo solo che arrivo, arrivo subito. Pronto? Ah sì, ciao tesoro, ciao. Dimmi tutto. L'appuntamento di domani. Non puoi venire. Sono da sola qua e devo fare tutto io, capito? No, ti devo... No, ti devo per forza rimandare la prossima settimana. Mi spiace, tesoro. Va bene, ok, ciao. Allora ti scrivo prossima settimana, ok? Mattina pomeriggio. Ok, scritto. Ciao. Sì, arrivederci. Ciao, cara, ciao. Scusami, tesoro, scusami. Allora, dicevo che devi stare tranquilla perché... Non... Allora, io userò una pinzetta. Cioè, se tu non hai mai... posso chiederti l'età, scusami. 30 anni. Ah, sui 30 anni... Non ti sei mai tolto le ciglia con la pinzetta, solo col rasoio e basta. Ho capito, cara, ma adesso capisco perché tanta cespugliaggine. E non è la stessa cosa, perché praticamente quando noi andiamo a toglierle con la pinzetta, oppure facciamo anche la ceretta, ma la pinzetta andiamo a decidere più millimetricamente, più perfettamente, perché andrò a togliere pelo per pelo, ok?
devi stare tranquilla. Ci sarà tanto da lavorare con te perché te lo dico. Quindi ti devi armare di pazienza e metterti rilassata, comoda, 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 ok? Bene, tesoro. E io adesso finisco un attimo una cosa qua e io ti faccio accomodare in sala d'attesa e nella saletta di là, qua a destra, ok? Ti faccio accomodare e tu ti distrai sul lettino, tranquilla, tranquilla, che io arrivo subito con tutto quanto, ok? Va bene. Questa pinzetta qua che vedi qua, lavorerò con questa pinzetta e poi userò per ultimare anche questa mica forbice, ok? Tu adesso devi stare rilassata perché devo andare a togliere tutto il pelo tuo, quello in eccesso. Innanzitutto volevo sapere la forma che desideri. Avevi visto una forma in particolare? Guarda, io te le posso far vedere qua dal mio schermo. Vediamo se riesco a farti vedere qualcosa. Allora, aspetta che arrivo, ok. Vediamo se riesco a farti vedere alcune immagini in modo che tu capisca quale insomma vuoi. Ecco qua. Allora, tesoro. Gabbiano sì, si può fare, ma questa che è troppo marcata anche no. Magari una, come si dice, una simile qua. Ok, ecco qua. Allora, questa qua che è un simile alla linea di Gabbiano, ma è un po' più stretta. E come dimensione e strettezza, questa qua è troppo stretta, direi una via di mezzo, questa qua, ok? Facciamo questa, ti può andare bene, sì, perché l'altra è troppo inarcata per il tuo viso, secondo me è troppo aggressivo, tu hai già un viso dolce, quindi questa qua secondo me è perfetta. Allora vado, ok? Perfetto.
subito a incominciare, ok? Tu devi stare rilassata, rilassata, rilassata. Tesoro, tesoro, tesoro. Allora, so che fa male, che magari tu non sei abituata, però non mi devi tenere il viso contratto. Devi stare rilassata, ok? Sì, perché se no io non riesco a fare. Se tu mi tieni il viso così, tutto teso, basta solo che tu chiudi gli occhi dolcemente e ti rilassi. Cerca di pensare a qualcos'altro, insomma, non so, ecco, però devi stare rilassata, ok? Bravissima, vedrai che il tuo aspetto sarà completamente diverso. Mia, ne hai un sacco. E poi, secondo me, vedrai che con questa non avrai più i peli superflui, che sono veramente duri da togliere, perché avendoli tagliati col rasoio è normale che i peli induriscano in questo modo. Invece con la pinzetta noi andiamo a togliere i peli dalla radice. Ci sei? Un occhio è fatto, dopo andiamo a fare il secondo occhio e dopo andiamo a fare il centro. Va bene? Come va? Rilassata. Insomma, mi hai detto che hai cambiato lavoro, eh? Hai trovato da fare la commessa. Immagino che vorrai modificare il tuo aspetto. Pulizia del viso non ci starebbe male. La prossima volta te la prenoto se vuoi. Ok. Sì, perché hai un sacco di punti neri, che non mi piacciono, e quindi volevo farti una. Capito come? Volevo farti una pulizia del viso approfondita, se vuoi. Va bene. Ok. Ok, bene, ho fatto anche l'altro occhio.
parte centrale, ok? Come va per adesso? Tutto bene? Ok. Adesso qua devi stare super rilassato. No, non alzarmi le sopracciglia. Non fare così. Non fare così. No, devi stare tranquilla. Lo so che qua è più dura, Qua fa più male, lo so. Però devi stare tranquilla. Quasi fatto, sai? Adesso io vado ad ultimare la parte sopra qua perché c'hai dei pelucchi che sono un po' alti. Piacere tesoro. Adesso io ti vado a dare questa crema alla violetta. È molto buona questa qua. Questa va a lenire gli arrossamenti perché adesso sei un po' rossa. Io uso tre tipi di durano più o meno una settimana, questo un po' di meno, 3 o 4 giorni.
questo una settimana, due, sì, e anche questo, se non ti sfreghi tanto con le, con il trucco, con il togli trucco, questo fa per te. E questo è formato proprio da un pennellino che va a fare una specie di tatuaggio. Perfetto. Bene, tesoro. Allora, adesso ti tolgo la fascetta, ok? Perfetto. Allora, com'è andata? Bene, bene, mi fa piacere. Mi fa piacere che sia andata bene. Adesso, allora, se vuoi ti prendo l'appuntamento per la prossima volta, ok? Com'è stata questa esperienza? Visto che è stata la prima volta, è stata, ti è piaciuta, insomma, sei stata contenta, ok? Bene, bene, dimmi pure, tesoro. Bene, sei stata contenta. Eccoci qua. Bene, tesoro, bene. Allora, dimmi un po'. Va bene. Allora, eri interessata? Allora, intanto, per le sopracciglia abbiamo detto che due settimane.
Va
giornata, ecco. E allora delle volte uso uno, delle volte l'altro, cioè, diciamo che li ho provati tutti e tre, e quello che mi soddisfa di più è questo qua con i peletti, perché questa è più realistico, ecco. Questo un po' è bello anche questo, ma è più statico, ecco. No, hai fatto bene. Tesoro, ma senz'altro. Grazie a te.